Salve a tutti, bentrovati. Sono Alberta Angel e, come saprete, mi occupo di divulgazione scientifica. Ma oggi sono stata invitata a coordinare la presentazione di un libro che tratta un tema importante, il tema dell'inglese in un luogo centrale come la biblioteca. Sappiamo che il linguaggio costituisce la chiave della comunicazione, tanto che già gli antichi ne conoscevano la potenza. Pensiamo alle pergamene del Mar Morto o alla stele di Rosetta, che ci dice quanto fosse fondamentale persino per il grande faraone fare in modo che il proprio messaggio arrivasse a tutti quanti. Inoltre ci ha aiutati a decifrare il geroglifico. Pensiamo poi a quante lingue si parlavano nella grande biblioteca di Alessandria. Oppure, avvicinandoci alla storia della lingua inglese, pensiamo a che cosa accadde durante le invasioni romane delle isole britanniche, dove la lingua latina venne assorbita e trasformata dalle popolazioni anglosassoni. I nomi della settimana, per esempio, abbiamo Saturday da Saturni dies, il giorno di Saturno, oppure Monday da lunedì, il giorno dedicato alla luna, dies lune, o Thursday da Thor, per somiglianza con Giove, il più grande degli dèi, quindi per il giorno del giovedì. E via dicendo, per affinità tra le divinità romane e quelle nordiche, celtiche, a tradurre i concetti e la cultura da una lingua all'altra, da una lingua all'altra. Gli anglosassoni e le popolazioni germaniche in genere avevano un grande rispetto per il potere della parola, che chiamavano spela. Spela significa sia parola sia formula magica, incantesimo. E così, con la penetrazione del cristianesimo, la parola Vangelo venne tradotta in gospel, da God più spela, la parola di Dio, o per meglio dire, l'espressione del potere di un essere superiore. Ma venite con me a vedere questi antichi testi, venite con me a vedere questi libri meravigliosi che raccontano le storie degli antichi guerrieri, da Cuchulainn e altri, e vediamo questo codice che... Venite, guardate, questo codice che ci racconta delle gesta degli antichi anglosassoni ai tempi dei romani e racconta dell'uso della parola spela, incantesimo, per sconfiggere le armate romane. Ma proseguiamo nella nostra presentazione. Stavo divagando, scusate. Stiamo parlando di incantesimi, di formule magiche, di libri antichi e di potere della parola, e chi meglio dei nostri ospiti, l'autrice di un libro, Matilde Fontanin, che è un libro di inglese moderno, non anglosassone, come vi ho appena illustrato, a poco servirebbe in una biblioteca attuale. E dall'altra parte abbiamo Madame Wins, nota bibliotecaria della prestigiosa scuola di magia di Dilworth,
che di incantesimi se ne intende. E poi, parlando sempre di magia, o meglio di acrobazia, abbiamo Flexi, una bibliotecaria precaria che lavora tra biblioteche pubbliche e speciali cercando di arrivare alla fine del mese con il proprio stipendio, appunto tra l'acrobazia e l'incantesimo. Quindi lascerei ora la parola a Matilde Fontanin, alla quale chiederei innanzitutto perché questo titolo, The Flexible Librarian.